Ben trovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi vi voglio far vedere qualcosa di viola, qualcosa di speciale, non tanto la pianta laggiù in questione, ma questi Ginjanum che sono oramai pressoché in prossimità di sbocciare. È tutto viola, qui nella zona mia è tutto viola, sia la pianta laggiù che loro. Guardate che macchia di colore che hanno, guardate che spettacolo di fiori, guardate che tipologia. Guardate che roba, che macchia di colore, che macchia di vita. Dovrebbero essere fiori profumati, ma bisogna che aspettiamo il sole per essere profumati, perché oggi la giornata è freddina, siamo a 8 gradi, questi danzano con il vento. Guardate che roba, guardate che spettacolo. Metto la mano dietro così riusciamo a mettere un po' a fuoco il fiore. Questi prendono l'aria, prendono tutto. Quello che viene, prendono il sole fino a mezzogiorno. Prendono il vento, questi giorni è stato veramente ventoso. Questi giorni è stato ventoso. E li vedete che danzano un po' in base a quello che ci manda il tempo. Questo è un terrazzo, abbiamo detto il terrazzo a est. E eccoci. Guardate che foglie piene di vigore perché sono esposte al sole. Il substrato è fibra di cocco con la pietra pumice. Il Ginjanum è rognosetto, definito rognosetto come dendrobium perché le radici sono fine. Guardate, quella è una radice. Il colore scuro indica che qui il sole batte forte, ma va bene, quando ha questo colore vuol dire che ha la giusta dose di luce. Sono orchidee da roccia, abbiamo detto, possono stare da 40 gradi a zero, sopportano tutto. Guardate che spettacolo, che grado di luce. E questi sono i lodigesi, come messo nel vaso di terracotta, solo che il vaso di terracotta asciugherà molto più velocemente rispetto al vaso in plastica, in PVC. Allora, ho fatto il video oggi perché poi non so se quando ci sarà qualche sole, non voglio farvi perdere un po' i momenti importanti, per, guardate che roba, che gioiellino. Quello è il keiki, quello in primo piano è il keiki. Ho un po' di difficoltà a mettere a fuoco perché questi danzano e quindi io non riesco con la telecamera o il telefonino a metterli a fuoco. Guardate il keiki là, che colore che ha le foglie. Scuro, quindi prende la giusta luce e non lo taglio e lo lascio lì perché è giusto che lui sta lì. Sta anche questo qui è barricato in punta, però le radici sono troppo piccole quindi non lo posso togliere, non posso fare niente. Guardate che meraviglia, che meraviglia. Ginjanum è l'orchidea più estrema che ci possa essere, sia perché ecco, crescono piantine, guardate, crescono piantine giù al lato, da sotto. No? Crescono biondine da sotto, crescono biondine da sopra. Le radici sono fine, quindi sono un po' rognosetti, però nonostante tutto amano la fibra di cocco perché riescono a stare umidi sufficientemente. Ecco, le radici anche dell'odigesi sono fine, quindi qui siamo, non so se 2 mm uno, 2 mm di radici. E quindi vedete che gradiscono, vedete che qualche, ecco, guardate questo lodigesi che sta in punta cominciando a cacciare qualcosa. Anche questi li ho messi fuori, quest'anno è la prima volta. Qui ci sono un po' di infezioni batteriche, e c'erano infezioni batteriche perché la foglia è quasi andata, non è un problema. Adesso respireranno di fuori, prenderanno la giusta condizione di umidità, di acqua, di tutto. Guardate quante piantine da un'unica piantina. Guardate, vedete, crescono da sotto. Queste crescono ammucchiandosi una sull'altra. Vedete, si sovrappongono e vivono un po' in maniera selvaggia. Sono orchidee da roccia, orchidee estreme. Un po' difficile farvene vedere uno di fiore perché, eccolo qua. Dove va? Ti ho fregato io. Ma stai fermo, dove va? Eccolo qua. Questi danzano, ma non potete immaginare i giorni passati quando c'è stato vento, quando siamo arrivati
anche a 2 gradi. Stavo un po' in pensiero per loro, ma tanto inutile stare in pensiero per loro perché sono orchidee estreme. Guardate la fiammatura della foglia. Queste stanno sotto sole, quindi più la luce artificiale mia all'interno. Adesso queste le bagnerò quando diventerà scuro il substrato. Diventerà chiaro il substrato, oggi è scuro perché ha preso forse un po' di acqua. Questi sono 2 dendrobium che ho messo in fibra di cocco. Sono 2 dendrobium. Devono recuperare un po' le radici perché la pianta era piccola, era unica, poi è cresciuta, poi si sono divise, le radici sono andate un po' all'aria. Però cerchiamo anche questi di farli ritornare un pochino a sesto, via. Dentro casa, purtroppo, quando non c'è la giusta ventilazione è normale che prendano batteriosi o altro. Vedete, è andata l'acqua dentro perché un po' di acqua è venuta giù con il vento, ma questi pure sono orchidee abituate a rimanere all'esterno, non hanno difficoltà anche questi a prendere il freddo, il caldo, magari meno del Kinjiang, ma queste forse arrivano fino a 5 gradi, 0 gradi. Questo è lo spagiosum. Spagiosum che poi fa tutto quanto quel fiore a grappolone lungo, lungo e grande. Se rimane l'acqua qui non è un problema, poi piano piano va giù. Anche queste stanno in recupero in fibra di cocco, quindi diciamo che 3 categorie di dendrobium e l'odicesi, lo spagiosum e il kinjanum, riteniamo tutti quanti così. Questo è ancora il fiore che non va via, questo è il terrazzo dei gimbidium, questo è il fiore che ancora ha 2 mesi che sta qui, abbiamo tagliato gli altri, questa era la pianta che abbiamo messo in fibra di cocco mixata con gli altri, sopra c'è un lettino, sopra c'è un lettino di pietre, di labillo di marmo di Carrara, giusto perché ce l'ho messo, perché qualche uccellino gradisce la fibra di cocco ma se la portava via. E io ho bloccato il tutto aggiungendo sopra come contorno, diciamo gli ultimi 3 centimetri, c'è questo strato di materiale inerte, ma non è solo per un discorso di salvaguardare gli uccellini che vengono a prendere i pezzettini di fibra di cocco per farci il nido. Vedete i nuovi ceti? E poi andiamo avanti con il tutto. Benissimo, se riesco a beccare una giornata un pochino più bella. Però è scenografico, via, il viola di Kinjiang, ma scenografico. Bene, vi aggiornerò poi per il resto, se riesco a trovare una giornata di sole e fiore aperto, ve lo faccio subito rivedere. A presto, buon proseguo.